C'è in programma il posticipo della 21esima giornata del campionato di C1 Girone B. Di fronte ai padroni di casa ed il Chieti, una partita che per i locali riveste un interesse particolarissimo. Dopo 6 turni consecutivi di risultati positivi, i rossoblù hanno rosicchiato 7 punti alla capolista Ascoli e sono ora a 5 lunghezze dai marchigiani, potendo ridurre a 2 punti il distacco se battono l'avversario di questa sera, un Chieti che però è interlocutore temibilissimo. Passano gli abruzzesi come la squadra mazzagrandi del torneo, dunque partita vibrante, grande entusiasmo e grande attesa con lo Iacovone che ospita il pubblico delle grandi occasioni. 15.000 i presenti e già annunciata una coreografia di grande suggestione degna per la diretta satellitare. A questo riguardo un saluto caloroso va agli spettatori di Rai International che ci seguono in tutto il mondo. Vorremmo anche sottolineare un bel gesto che arriva dai tifosi del Taranto. A centrocampo, prima ancora che le squadre entrino in campo, è stato posto uno striscione con la scritta Taranto per Vittorio Mero, lo sfortunato calciatore del Brescia deceduto in un incidente stradale a metà settimana scorsa. Dunque Mario Facco, partita dicevamo che suscita qui grande entusiasmo, grande interesse, il Taranto è una delle protagoniste di questo torneo. Sì, buonasera, partita delicata per il Taranto che cerca i 3 punti per avvicinarsi all'Ascoli, però è un brutto cliente, è un Chieti che arriva da una vittoria limpida contro la prima in classifica all'Ascoli, un Chieti che con le grandi squadre si è sempre fatto valere. Perciò grande coreografia qui stasera a Taranto, grande pubblico e sicuramente mi aspetto una partita molto, molto valida. Io vorrei anche così interloquire con Silvano Barone che è a bordo campo, se mi sente. Dunque Silvano, c'è anche dalla tua postazione l'impressione di una serata di grande suggestione? Sì, ho visto in particolare i ragazzi del Chieti molto tesi. Il Chieti, lo ricordiamo, viene da 3 partite giocate veramente alla grande, ha battuto il Giulianova, poi ha pareggiato a Pescara e domenica scorsa l'impresa 3-0 sull'Ascoli. Un Chieti che, come dicevi giustamente tu, in questo campionato sta disputando un grande campionato, un grande torneo con le grandi della classifica, mentre ha destato parecchie perplessità contro le piccole. Il tecnico Braglia comunque mi ha confessato prima della partita che cercherà di giocare questa gara all'attacco, dunque nessun difensivismo, tant'è che a ridosso delle punte Biancolino e Tacchi ha schierato Porro. Ecco, questo è un Chieti che alterna diversi moduli tattici e per la verità in qualche occasione un 4-3-3, qualche volta un 4-4-2 meno spregiudicato, ma ne parleremo dopo con Mario Facco. Ora invece andiamo a vedere proprio un servizio realizzato nel pomeriggio da Silvano Barone per le strade con i tifosi di Taranto. Taranto, l'antica Taras fondata nell'VIII secolo a.C. da coloni spartani, conserva ancora molte tracce del suo passato. A Piazza Castello ci sono le colonne di un tempio arcaico di ordine dorico. Taranto oggi è una città di 250.000 abitanti, centro marinaro, commerciale ed industriale, sorge tra una baia, Mare Grande, ed un bacino lagunare interno, Mar Piccolo, che lo rendono uno dei posti più belli della Puglia. Appassionato come pochi e come lo sanno essere solo certe città del sud al calcio, Taranto Sportiva, con l'avvento in società del presidente Giove, torna a sognare la Serie B 9 anni dopo. Il Bar Cubano è uno dei principali punti di ritrovo dei tifosi rossoblù che ovviamente sperano che questa sia l'annata buona per il ritorno in B. Beh, sarebbe l'annata giusta perché da troppo tempo che stiamo nel purgatorio. La squadra vi sembra competitiva? Ma è la speranza, la squadra è competitiva, però la speranza sempre l'ultimo a morire, speriamo vada bene. Volete raggiungere il Bari, il Lecce, insomma un Taranto merita molto di più di una C1. Noi vorremmo raggiungere il Bari, è il Bari che non ci può raggiungere a noi perché andrà sotto di noi e noi andremo sopra. Mi dispiace per i baresi, ma devono pagare quello che ci hanno fatto a noi. E secondo me ci sono 2 derby, il Lecce e il Bari. Poi speriamo, penso soprattutto al Taranto. Forza Taranto! Il Taranto comunque c'è una squadra molto forte e la cosa più importante del Taranto è la tifoseria, secondo me. È una tifoseria molto importante. C'è molto entusiasmo qui a Taranto, sperate nel ritorno in B? Speriamo nel ritorno in B e speriamo di una grande partita del Taranto contro il Chieti questa sera.
purtroppo speravamo in un insuccesso dell'Ascoli, ma purtroppo l'Ascoli ha vinto e quindi aspettiamo un'altra settimana per raggiungerla e magari superarla. E dunque c'è grande fiducia qui a Taranto, con un campanile anche piuttosto simpatico che si avverte rispetto alle antagoniste di sempre in Puglia, con, come il Bari e come il Lecce. Dicevamo di questa gara importantissima per tutte e due le squadre. Ci sono delle defezioni importanti su tutte e due i fronti, c'è soprattutto nel Chieti tre assenze che qui Braia dovrà in qualche modo ovviare, sono quelle di Rajčić, di De Simone, questi due squalificati, dell'infortunato Petitto. Nel Taranto invece sono assenti Marziano e Galeotto. Pare che dalle formazioni annunciate Facco i due allenatori abbiano comunque adottato delle soluzioni che sono ottimali. Beh, dalle formazioni che noi abbiamo avuto, il Taranto si presenta con un 4-3-3, una difesa a zona, Benardo, Pastore, Siroti e Pisano sulla sinistra, un centrocampo Monza, Andrisani e Cazzarò, e con le tre punte, punta di diamante come tutti sanno, il capocannoniere Rigano, a sinistra Cariello e a destra Triuzzi, mentre invece il Chieti si presenta con un 3-4-3 che poi andremo a vedere, potrebbe diventare un 3-5-2 con Biancolino di punta destra, Porro centravanti centrale e Tacchi sulla sinistra. Sì, perché Porro è uno che molto spesso nelle intenzioni tattiche appunto di Braille è uno che fa la scuola fra centrocampo ed attaccante. Esatto, fa esatto. Da collante, diciamo fra che centrocampo è un... ed attaccanti. C'è da dire che se a Taranto c'è fibrillazione, non di meno c'è comunque a Chieti, dove sull'abbrivio dei tre risultati utili consecutivi e dopo un dicembre disastroso, questa squadra sta invece pian piano riavvicinando i suoi tifosi alle sue maglie. Dunque andiamo a vedere anche sempre con Silvano Barone qual è l'atmosfera a Chieti. Il ritorno in C1 del Chieti lo scorso giugno, dopo la finale dei play-off vinta contro il Teramo, ha premiato 4 anni di gestione del presidente Antonio Buccilli. La separazione dolorosa col tecnico della promozione, Gabriele Morganti, passato all'Aquila, l'arrivo di Piero Braglia, la costruzione di una squadra con l'obiettivo della salvezza, sono stati i passi successivi di un Chieti che ha iniziato il torneo di C1 in maniera scoppiettante, battendo prima il Pescara in uno storico derby, poi un'altra blasonata, il Taranto. Ma proprio contro le squadre potenzialmente alla sua portata, il Chieti ha iniziato a deludere. Alla fine del girone di andata, il punto più basso dei neroverdi, culminato con la pesante sconfitta a Benevento e con la discesa in zona play-out. Braglia è stato ad un passo dall'esonero, la società gli ha dato fiducia e proprio contro tre formazioni in odore di promozione che avrebbero potuto farlo precipitare, il Chieti ha tirato fuori l'orgoglio e prestazioni clamorose. Sono così arrivate la vittoria contro il Giulianova, il pareggio a Pescara e domenica scorsa l'impresa, il successo per 3-0 sull'Ascoli. Grande con le grandi questo Chieti che ora proverà a rendere difficile la vita anche al Taranto.